oscurità. L'aria e la terra sono nemici in una guerra che tutto porta via con sé. Uno soltanto in mezzo al disastro un po' di fortuna avrà. Con un singhiozzo chiede alla luna aiuto e lo troverà. La storia inizia in una poverissima bottega di un falegname, un vecchio falegname a nome Geppetto, che per caso si era trovato fra le mani un pezzo di legno, né grande e né grosso, ma sufficiente per poterne fare una gamba da tavolino. Dopo averlo rigirato fra le mani e squadrato con l'occhio, il vecchietto aveva impugnato l'ascia e iniziato a incidere i primi colpi, quando si arrestò di colpo. Non mi picchiare tanto forte. Oh, smettila di toccarmi, che mi fai solletico. Smettila, smetti, aia. C'era da sbalordire. Un pezzo di legno che parlava. Non era forse straordinario che una cosa del genere fosse toccata proprio al vecchio Geppetto? Ma fortuna o sfortuna, lo vedremo poi, Geppetto subito cambiò idea e, altro che gamba da tavolino, pensò. Ecco, farò un burattino che potesse cantare e ballare e che magari avrebbe badato a lui anche negli anni a venire. E subito si mette al lavoro. Testa, occhi, naso. Ma il naso cresceva, cresceva, lungo, appuntito. Un figlio perfetto ce l'ho nella testa, ti ascolta e sta zitto, non sporca e non costa, non cerca avventure, ma è sempre al tuo fianco, se tu di parlare da solo sei stanco. Un figlio perfetto non turba la gente, non cresce distratto, bugiardo e arrogante, non dice mai no se gli imponi qualcosa, non gioca d'azzardo e non scappa di casa. Ma cosa stai dicendo? Questo non è un figlio. Ah, no. Questa è una cosa da comandare. È un burattino. Un burattino? Non male. Anche un burattino andrebbe bene per cominciare. Non appena Pinocchio rientrò nella vecchia bottega di Geppetto, le luci del villaggio si spensero e tutti andarono a dormire. Anche lui, stanco e provato da questo suo primo giorno di vita, cercò di addormentarsi, ma non vi riuscì. Perché? Cri cri, cri cri. Chi è che mi chiama? Sono io, il grillo parlante. Bada bene, guai a coloro che disubbidiscono ai genitori. Canta, canta, grillo mio. Domani io andrò in un paese dove non ci sono scuole, non ci sono coscienze, si gioca sempre e non ci sono anche rimproveri. Al burattino non restava che uscire. Ma c'era molto freddo e quindi rientrò e vi trovò Geppetto. Pieno di buoni propositi, Pinocchio piangendo disse: «Babbino mio, da domani voglio cominciare ad andare a scuola e prometto di essere più bravo e andare a scuola tutti i giorni. Ma credo che mi occorrerà il sillabario». Geppetto tornò senza la giacca, in maniche di camicia, anche se fuori era molto freddo, ma aveva con sé il sillabario. Ecco, la sua attenzione fu richiamata da urla e gridolini che provenivano da una grande carovana. Una voce: «Vieni, caro bambino, vieni a vedere il teatro dei burattini, solo per 4 soldi. Grazie, signor Mangiafoco. Ah, da una vocetta da gente gentile mi devasta subito il cuore a me e tutto il circondario. Ma dimmi, Pinocchio, chi ti ha dato i soldi? Ti ha venduto i libri di scuola.
prendi queste monete e ricompra i libri che hai venduto. Sì. Pinocchio si incamminò ancora una volta verso casa. Ma ecco venirgli incontro, tutti affaccendati, una volpe e un gatto, che si misero davanti a lui quasi a sbarrargli la strada. Buongiorno, Pinocchio. Come, mi conoscete? No, non te, ma conosciamo tuo padre Geppetto al villaggio. Oh, sì. Ora sto tornando a casa con 5 monete d'oro. Noi freghiamo tutti, santi e farabutti, senza limite d'età. Truffe, furti, scassi e 1000 più specialità. Noi rubiamo, noi imbrogliamo, con destrezza e praticità. Fuori le monete o ti uccidiamo. Aiuto, aiuto, aiutatemi, urlava Pinocchio. Ma nessuno lo poteva sentire in quella buia foresta. Ma con uno strattone riuscì a liberarsi e a prendere la fuga. E corri che ti corri. Ecco, una casetta bianca e dentro una donna con i capelli turchini. Aprite, aprite, o mi uccideranno. Ma non ottenne risposta. I due malviventi lo raggiunsero e per fargli sputare le monete d'oro che Pinocchio aveva in bocca, decisero di impiccarlo all'albero chiamato la Quercia Grande. Gli misero la corda al collo. E gli occhi, gli si chiusero. Quando li riaprì, si trovò in un bianco letto, dentro una casetta accogliente, dove rivide la signora con i capelli turchini, che in realtà era una fata, la quale per curarlo diede a lui una medicina amara. La fata si fece promettere che sarebbe andato a casa senza altre ulteriori distrazioni. Sono per la gente snob. Batti il tamburo e scrivi sul muro. Vai della scuola un pub. Mangia come le scimmie. Balla come un masai. Fuori sono tutte mummie. Pensa che sballo qui non si cresce mai. Non si cresce mai. Pinocchio, diventato ciuchino, venne venduto ad un circo, il quale, dopo un duro allenamento, lo presentò al pubblico come il ciuco salterino. E se il destino poi cambiasse idea, restiamo amici noi, comunque sia. Galleggiando vai col mambo e niente può andar male. Annaspando vai a fondo e poi son cose amare. Ma sapete chi trovò al lume di candela in quello stomaco il nostro burattino? Non lo immaginate? Geppetto. Geppetto, proprio lui. Oh, babbo, babbo mio. Lo abbracciò Pinocchio. Signore e signori, questa è la storia di Pinocchio, un burattino di legno che aveva saputo conquistarsi un cuore vero. Che facciamo festa oggi.